Danza ottocentesca natalizia. Di sicuro ti sarà capitato di guardare un film o una serie TV ambientata nell'Ottocento e hai subito il fascino delle danze ottocentesche, con quel magnifico volteggiare di abiti. Oggi ti voglio parlare di una danza molto giocosa, molto semplice, anche da imitare e che spesso veniva eseguita durante le feste di Natale. Sto parlando di un cotillon, cioè una sorta di via di mezzo tra un gioco e una danza. Come suggerisce il nome, la tradizione veniva dalla Francia, anche se era diffusissima in Inghilterra durante il regno della regina Vittoria. C'erano centinaia di tipi di cotillon, ma quello che ti propongo oggi si chiamava The Gift Cotillon. Gift perché era pensato per scambiarsi dei doni e questo lo rendeva perfetto per il Natale. Come funzionava? Allora, ci si disponeva in due file, in una le donne e nell'altra di fronte gli uomini. Qualcuno esterno al gioco portava due vassoi su cui erano disposti dei regalini. Quello con i regali per gli uomini veniva dato alle donne e viceversa agli uomini veniva dato il vassoio con i regali per le donne. Ogni partecipante sceglieva un regalo e poi cominciava lo scambio, che ovviamente comprendeva delle danze. Partiva una donna che sceglieva non solo il regalo, ma anche il cavaliere a cui consegnarlo e con dei passi di danza a sua scelta lo raggiungeva e i due si univano per alcuni giri di valzer. Una volta che tutte le donne avevano consegnato i regali, partivano gli uomini allo stesso identico modo. Sceglievano un regalo, una dama, la raggiungevano danzando e poi un po' di valzer per chiudere. È una danza semplicissima, quindi perché non provarla sotto le feste? Fammi sapere nei commenti se la proverai.